È nel giorno dell'assemblea dei dipendenti di Banca Etruria, svoltasi rigorosamente a porte chiuse, che la CGIL torna a difendere a spada tratta i lavoratori dell'istituto di credito aretino. Dopo la FIRS CISL arriva quindi anche il pieno sostegno ai dipendenti da parte della FISAC CGIL. L'ipotetica accusa a carico dei dipendenti è quella di aver venduto i cosiddetti prodotti spazzatura ad ignari risparmiatori. Tutte le questioni di questi mesi attorno al coinvolgimento dei lavoratori sono solo delle bufale, bugie, menzogne. I lavoratori non c'entrano assolutamente niente con le dinamiche di eventuali truffe, sbagliano i titoli dei giornali, molto spesso hanno commesso qualche errore anche le stesse associazioni dei risparmiatori. Il rapporto di responsabilità nella emissione, erogazione, vendita va attribuito unicamente ai dirigenti che hanno portato le banche al dissesto e al fallimento. Fatta salva la buona fede del semplice dipendente, la CGIL non esclude pressioni dall'alto. Molto spesso può essere accaduto che dirigenti della banca che premono per vendere il più possibile e ogni giorno fanno arrivare 5 email, 10 telefonate, 10 inviti con sms chiedendo quanto hai venduto, cosa hai fatto, cosa hai realizzato. Ecco, questo atteggiamento rivolto ai lavoratori bancari che io ho definito i neocottimisti, pressati dalla vendita perché i dirigenti e il manager attraverso la finanza pensavano di riequilibrare le pere della banca, nulla tolgono alla responsabilità del top manager. Quel che è certo è che ciò che bisogna fare è semplificare le procedure. Faccio un esempio. Da qui in avanti abbiamo chiesto a Consob, Banca d'Italia e al Governo di prevedere una condizione per la quale la prima pagina del MIFID sia semplificata in 10 punti scritti in grosso, colorati, chiari, in cui il prodotto a rischio deve essere come nel pacchetto di sigarette, attenti al fumo. E questi elementi devono portare ad un rapporto con i risparmiatori in cui in secondo luogo si vieta la vendita di subordinate ai pensionati o a soggetti a rischio.